scelta jazz alla musica del maestro Ennio Morricone non è stato particolarmente difficile, anche perché è una musica talmente meravigliosa che appena la si approccia con qualsiasi strumento diventa parte di quel suono lì. Dunque diciamo che noi con il contrabbasso, con la batteria, il pianoforte, il sassofono abbiamo solo interpretato e suonato queste meravigliose melodie, dando vita ad un suono meno potente dell'orchestra sinfonica, più in quartetto, ma da sola si è autoarrangiata ed è diventata, diciamo, un po' più jazzistica, perché appunto l'approccio è stato così, ma non è stato difficile assolutamente. Ci siamo ritrovati ad ascoltare i brani e non riuscivamo ad andare avanti perché erano tutti meravigliosi e chiaramente, come sapete, ne hanno scritti più di 500, ci siamo fermati più o meno a 20, ahimè scegliendone poi alcuni per cercare di equiparare un po' quelli conosciuti con quelli meno conosciuti, ci siamo fermati a 12. Ma la cosa straordinaria è che la musica di Morricone non si può selezionare, non si può scegliere, si può solo ascoltare e suonare. Dunque è stato un po' difficile, diciamo, la scelta, se così si può dire. Suoniamo un po' mentre parliamo, dai. Fai quella immagine. Ci abbiamo Daniele Sorrentino che per il TG funziona sempre, bisognerebbe chiamarlo sempre. Ci sono altre domande? E allora vi salutiamo con la sigla del maestro Sorrentino. Arrivederci al TG. Grazie. Hai parlato? Parla. Arrivederci.